Salve, oggi dopo tanto riesco a fare un video per la Silhouette e precisamente di questo materiale qua che leggete è un rotolo in finta pelle che mi è stata mandata da Simone per fare il video e per provarla. Io da questo materiale mi farò una rubrica e l'ho presa. Ora vi faccio vedere dal negozio della Silhouette ed è questa. Poi ci serve del cartoncino e io vi consiglio di acquistare questi. Io farò con quello che ho in casa perché avevo delle rimanenze, perché dobbiamo poi fare queste tab qui che ci servono come impaginazione, diciamo, ogni taghetta dobbiamo inserire dei fogli, magari qui ci scriviamo, che ne so, spese, e in quest'altro ci scriveremo cose da fare, insomma, e in modo che basta che apriamo da questa linguetta e ci troviamo tutte le nostre pagine. Logicamente dovrò mettere anche delle pagine di normale o a righe, secondo come vogliamo. Quindi farò questi in cartoncino che vi ho detto, questa ve la farò in quel materiale tipo pelle e poi prenderò sempre la base della copertina per fare tutti i fogli dentro in modo che vengano tutti uguali e con i buchi terrò delle anelle. Bene, ora andiamo a vedere nel nostro disegno. Vedete, questo io ho già messo nella mia area lavoro quello che sarà la copertina. Poi mi vado a fare il taglio, quindi basta andare ad invia e vedete qui io metto carta e copelle, mettiamo attività e vediamo che mettiamo lama automatica, quindi non c'è bisogno di alcun settaggio perché automaticamente lui ci setterà la lama giusta per tagliare. Quindi ora attacco la mia macchina e poi procediamo con il taglio. Quindi ci vediamo nell'altra videata. Bene, io ora ho messo, come vedete, questo materiale che vi ho fatto vedere dal sito. L'ho applicata al mio tappetino. E ora lo inserisco nella macchina. Poi vedete qui ho messo la lama automatica. La inserisco bene. La porto fino in fondo e chiudo. Come avete visto, abbiamo già settato il cartoncino tipo pelle e ora non dobbiamo fare altro che inviare perché la lama automatica mi metterà lui automaticamente la lama, il numero di lama. Quindi io ora faccio invia. Ecco, ora mi sta settando la lama. Bene, ora ha finito e scarico. Oddio, andiamo a vedere come ha tagliato perfettamente. Vedete, ha fatto i due buchi per le anelline e questa è la copertina. Ora andremo a tagliare il cartoncino che vi dicevo, vi faccio vedere anche quello. Quindi ora andiamo nel software e vi faccio vedere come Mentre per posizionarlo. questa volta voglio tagliare con la lama normale che usavamo anche nella New Cameo.
Quindi come materiale mettiamo sempre il cartoncino, dal di qui apriamo l'altra finestra e togliamo doppio passaggio, mettiamo anche qui lama normale e mettiamo al numero 5. Vedete? Velocità magari possiamo mettere anche 3. E ci vediamo dall'altra parte e vediamo come taglia. Ok, ora abbiamo detto che useremo la lama solita nera, quindi la dobbiamo mettere al numero 5. Numero 5, la inseriamo nella nostra nella posizione dove va la lama. Avremmo potuto metterla anche qui e lasciare l'altra, ma ormai l'ho tolta. E mettiamo il nostro tappetino. Ah, io questa volta ho usato un cartoncino blu, avevo questo e facciamo in via. Ecco qua che il nostro lavoro è finito, ora scarico e andiamo a vedere i nostri pezzi. Vedete com'è venuto? Vedete? Ora non vi faccio vedere tagliare tutti i pezzi perché altrimenti verrebbe un video lunghissimo e vi faccio vedere al lavoro terminato e come assemblare il tutto. Bene. Questi sono i due pezzi che abbiamo tagliato della carta simile alla pelle, infatti al tatto sembra pelle, poi io l'ho colorata, vedete, l'ho bagnata e colorata sia davanti che dietro, l'ho colorata con questi tamponi qua e ho usato questo e ho strisciato. Poi ho messo, vi faccio vedere come ho tagliato 6 pezzi di carta scrap lunghi 26x9 e poi mi sono fatta tutti i foglietti da inserire dentro con i buchi. Poi ho preso qualche abbellimento, questo e questo washi tape. Ora vi faccio vedere per gli anellini io di solito uso quelli in ferro, però sono piccoli, quindi ho deciso per questo di usare questi in plastica, perché almeno questa misura qui, questi essendo troppo piccoli, una volta che abbiamo inserito tutti i cartoncini e la nostra copertina di fogli ce ne sta un poco, quindi la misura ideale sarebbe questa, però uno poi lo può mettere anche più grande se volendo. Ora finisco di inserire le due carte da scrap. Vedete che io nel retro ho messo i quadrettini alternati di colore, tanto così per fare. Bene, ora mettiamo queste le due carte da scrap. Ora gli sto dando la colla. È un biadesivo questo e lo attacco in questo modo. Questo, ecco qua, vedete? Ora prendiamo i pezzi, dunque la copertina per primo. Vi ricordate, dobbiamo mettere questi pezzi così, in questo modo qua, vedete, una tag sopra, una qua e così via. Facciamo prima la copertina, poi la prima tag e poi ci mettiamo alcuni fogli in questo modo.
mettiamo a pari e inseriamo il primo anellino in modo da tenerci fermo tutto. Mettiamo altre 2-3 carte, 2-3 fogli che abbiamo fatto. E così via fino ad arrivare in fondo. Ed ecco qua, vedete il nostro, la nostra azienda. Ora voglio abbellire un po' la copertina, quindi ho deciso di metterci queste. Questo mi piace. Ok, e metterò anche un po' di washi tape. Ecco qua, qui poi potete scrivere il nome anche col vinile, potete addobbare come vi pare. Io ho fatto in questo modo per fare presto e per farvi vedere come si può usare questo cartoncino simile alla pelle. Si possono fare anche album, si possono fare anche le card volendo, insomma, poi sta alla vostra fantasia. Decidere cosa fare. Io per il momento è tutto, spero di essere stata abbastanza chiara e iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!